Ci abbiamo lasciato, ma solo per qualche istante, la Cappella delle Apparizioni, perché ci facciamo ritorno davvero subito, perché per vivere l'ora santa è un'ora davvero davvero speciale e la viviamo insieme. Guardate qua. L'ora santa è stata chiesta a Santa Margherita Maria durante la seconda grande apparizione a Paray-le-Monial. Nella prima Gesù le ha mostrato il suo amore. Nella seconda lei ha chiesto a Gesù di ricambiare amore per amore. Lei vuole amare Gesù. Gesù quindi le chiede diversi segni di gratitudine e di amore per il Signore. Tra questi tre segni c'è l'ora santa. L'ora santa non è qualcosa di molto gioioso, perché Gesù ci fa ripiombare nella sua agonia. Gesù è in agonia con Pietro, Giacomo e Giovanni. Sta per dare la sua vita per gli uomini e tutti lo hanno lasciato solo, lo hanno abbandonato. Quindi Gesù le dice: Margherita Maria, se tu vuoi sopperire all'ingratitudine degli uomini, ti chiedo di essere con me nella mia agonia. Questa volta non sono io che ti do qualcosa, sono io che offro e ti chiedo qualcosa. Sto soffrendo, sono in agonia e ti chiedo di accompagnarmi in questa ora per essere come un amico che è con il suo amico nel momento della prova. L'ora santa è un'ora di preghiera. Gesù chiede che il giovedì sera, prima della sua morte, noi vogliamo accompagnarlo nell'agonia. Una sera, una notte per essere con Lui nell'ora in cui è solo. Le persone che partecipano all'ora santa sono delle persone che amano Gesù, che sono innamorate di Gesù, perché è un'ora in cui non c'è niente per se stessi. Non si va per chiedere qualcosa, non si va per ricevere qualcosa, ma solo per essere con Gesù. Questo messaggio dell'ora santa è un messaggio molto attuale nella società moderna, dove l'unico pensiero è: io consumo, io prendo, io ho bisogno di qualcosa. Molti dicono: Signore, dammi qualcosa, Signore, voglio una grazia, una guarigione. Invece quest'ora rappresenta proprio l'opposto. Quel giovedì notte io sono, non più incentrato su me stesso, ma verso gli altri. Ed è proprio Gesù che ci insegna: c'è più gioia nel dare che ricevere. L'ora santa è abbastanza austera, perché accompagno qualcuno che sta andando a morire. Allo stesso tempo, però, è magnifica, perché si può rientrare nella gioia dell'amore, si può amare. Quello che abbiamo raccontato finora è un messaggio d'amore, quello verso Cristo da parte di Santa Margherita Maria, ma è anche un messaggio d'amore che lei ha lasciato a noi. Ci rivediamo tra pochissimo, torniamo proprio all'interno della Cappella delle Apparizioni per portarvi davanti al corpo di Santa Margherita Maria. Quindi ci rivediamo tra pochissimo e noi ci spostiamo.